ancora una volta qui sul canale, ma soprattutto bentornati in una nuova top app per i vostri smartphone Android e iOS. Comunque, in una nuova top app dedicata ai vostri smartphone Android e iOS. Naturalmente abbiamo sempre 10 applicazioni, quindi abbiamo un bel po' di cose da dire, quindi partiamo belli che diretti e voi sapete bene cosa fare per supportare questa serie di video. Detto questo, partiamo e vi parlo subito della prima applicazione, o meglio Vimage. Vimage è un'applicazione molto interessante, simile ad un'altra che già vi ho mostrato qui online in un'altra top, magari ve la lascio nelle io, ma comunque in generale vi permette di modificare le vostre immagini, e anche il nome lo va a dire in maniera molto semplice, ma vi permette di dare questo, diciamo, quel qualcosa in più alle vostre immagini. In generale vi permette proprio di animarle, e non solo con queste, diciamo, freccette che, diciamo, semplicemente vanno a muovere quello che già c'è all'interno dell'immagine, all'interno della foto, comunque all'interno dello scatto, ma vi permette proprio di aggiungere dei particolari molto interessanti che l'applicazione stessa, diciamo, già vi fornisce. Ha proprio un pacchetto pieno di cose da aggiungere all'interno dell'immagine, come magari potrebbe essere, che so, un ramoscello, un aereo, un uccellino che cinguetta, un cagnolino, un qualsiasi cosa, che poi, diciamo, inseriti in parte strategica all'interno dell'immagine, potrebbe regalare un qualcosa di molto particolare e diverso dal solito. Quindi assolutamente ve la straconsiglio come applicazione, perché è molto interessante, gratuita, leggerissima, e quindi provatela e poi magari la disinstallate. Però secondo me può essere molto utile proprio in generale per dare quel qualcosa in più alle vostre fotografie da mettere magari poi online sui vostri social. Detto questo, andiamo avanti, vi parlo subito della seconda applicazione, ovvero VHS Cam è un'applicazione molto semplice che vi dice praticamente tutto già dal nome. VHS, quindi video retro. Veramente, ragazzi, il top. È una delle applicazioni più belle di questa top app, o comunque qualcosa di molto personale, ma comunque mi piace proprio il, diciamo, quello che poi vi va a regalare questa immagine così un attimino trascurata, molto retro, e che veramente ci sta e vi permette anche di registrare un qualcosa, in questo caso anche di diverso dal solito. E quindi provatela e poi fatemi sapere sempre qui sotto nei commenti, e magari se la utilizzate taggatemi poi anche su Instagram. Però sono convinto che può dare tante soddisfazioni. Potete attivare il flash, naturalmente potete vedere quello che avete fatto e salvarlo sul vostro smartphone in maniera semplicissima, quindi provatela, c'è poco da dire in questo caso, perché vi basta aprirla e iniziare a registrare e poi l'applicazione farà tutto. Detto questo, andiamo subito alla terza applicazione, e la terza applicazione in questo caso è Canva. Ragazzi, è un'applicazione che vi ho mostrato anche nel What's on My iPad, che magari vi lascio nelle io, ma è un'applicazione ormai indispensabile e che vi voglio straconsigliare, perché è fatta molto bene anche su smartphone. E che cosa fa? Beh, è una specie di Photoshop portatile che ha all'interno diversi template che vi permettono appunto di realizzare dei collage, delle immagini molto particolari ed interessanti, non solo da utilizzare per i vostri social, ma anche proprio per magari un lavoro, un qualcosa, perché vi semplifica e vi velocizza veramente il tutto. Magari quando siete in giro, non avete il PC, non avete Photoshop, non avete, che so, Illustrator o qualsiasi altra applicazione per il vostro notebook, comunque utilizzate in maniera, diciamo, professionale, voi, ragazzi, appoggiatevi a Canva e andate belli che tranquilli. Ha diversi template gratuiti e poi, se volete, diciamo, aggiungere qualcosa in più, ha anche un abbonamento, che io sinceramente non ho fatto perché mi basta già così. Però ve la straconsiglio, trovate il link in descrizione. Detto questo, andiamo avanti e vi parlo subito della quarta applicazione di oggi, o meglio Ultra HD Wall. Una, diciamo, applicazione che poteva essere fatta in maniera migliore, però in molti me l'avete consigliata. E che cosa fa? Beh, vi fornisce diversi wallpaper molto interessanti, devo dire, e sono anche di ottima qualità. Lo sto utilizzando anche proprio sul mio, diciamo, che poi mio non è, però comunque lo sto utilizzando anche sull'S20 Plus, vedete questo qui, che avete anche poi in video. Molto belli i wallpaper, ci sono naturalmente diverse categorie, e naturalmente una volta scelta l'applicazione, o comunque voglio dire il wallpaper, vi basta tappare e poi scaricarlo o inserirlo all'interno dei preferiti e poi settarlo come wallpaper predefinito. Vi dico solo una cosa, come difetto di questa applicazione: è veramente, ragazzi, piena di, diciamo, banner pubblicitari, è veramente fastidiosa, però comunque ci sono cose particolari, quindi ve la straconsiglio, provate, la trovate sempre il link in descrizione. Detto questo, andiamo subito alla quinta applicazione di oggi, che è Genius. È un'applicazione che secondo me molti di voi già usano e che ho scoperto, sono sincero, ultimamente, e ragazzi, è comodissima per chi come me magari è sempre alla ricerca di testi, delle canzoni che magari ascolta, anche per capire un attimino il senso della canzone, un bel po' di cose. Veramente molto utile. Che cosa fa? Beh, semplicissimo, voi l'aprite, scegliete la canzone che volete, appunto, in un certo senso
come posso dire, volete, diciamo, leggere il testo della canzone, perché alla fine questo fa, lui vi mostra direttamente il testo della canzone e inoltre vi permette anche di ascoltare nel momento in cui è possibile la canzone stessa. Quindi semplicissima, ragazzi, come applicazione, però ve la straconsiglio, è fatta molto molto bene e quindi top. Beh, trovate il link in descrizione. Detto questo, andiamo avanti e andiamo verso la sesta, non riesco a parlare, verso la sesta applicazione, o meglio Photomat. Beh, questa è un'applicazione che è molto utile soprattutto in quest'ultimo periodo in cui dobbiamo studiare da casa e quindi abbiamo anche un piccolo vantaggio tech. In questo caso parliamo di un'applicazione dedicata appunto alla matematica, è una specie di calcolatrice, anzi è proprio una calcolatrice, ma secondo me la miglior calcolatrice che voi possiate mai scaricare sul vostro smartphone. Veramente molto comoda. Che cosa fa? Beh, potete fare un calcolo, potete scrivere un qualcosa sul vostro foglio, lo, diciamo, scannerizzate, lo inquadrate, lui vi farà automaticamente il calcolo e vi dirà anche i vari passaggi, quindi veramente comodissima. Allo stesso tempo potete anche scriverli, comunque potete anche scrivere, diciamo, l'equazione, la cosa direttamente sull'applicazione e poi lui allo stesso tempo vi darà il risultato e anche tutti i vari passaggi. Molto semplice e gratuito, trovate il link in descrizione sempre per il download. Detto questo, andiamo alla settima applicazione, anche in questo caso utile per quanto riguarda la scuola, e vi parlo in generale di Diario Scuola e non Diario Tech, quello è il mio podcast e trovate sempre il link qui in basso. Detto questo, andiamo avanti e ragazzi parliamo di un'applicazione molto semplice da spiegare, perché è un diario che appunto vi permette di gestire un attimino i vostri compiti per quanto riguarda proprio la scuola. Molto semplice da utilizzare, molto bella graficamente, quindi veramente approvata sotto questo punto di vista, e quindi semplicissimo ragazzi, potete semplicemente aggiungere i vari compiti che dovete fare, gestire un attimino i vostri compiti, i vostri voti, potete aggiungere qualcosa all'agenda, potete gestire al meglio anche il calendario scolastico e potete anche, diciamo, impostare poi l'orario, che è abbastanza comodo e poi anche bello graficamente, vedete che ha questo piccolo design particolare, quindi ci sta veramente molto bene. Poi si utilizza in maniera semplicissima, perché vi basta semplicemente tappare sul più che avete in basso, aggiungere la materia, aggiungere il compito, settare un attimino l'orario e in 2 secondi avete il tutto bello che segnato e pronto per poi essere svolto. E quindi andiamo avanti e andiamo verso l'ottava applicazione, o meglio Black Note. Black Note è un'applicazione che mi piace tantissimo, soprattutto per una caratteristica, o meglio il tema dark assoluto, veramente top. È un'applicazione che dice il tutto già dal nome, Black Note, quindi un'applicazione che permette di prendere note ma in maniera molto minimal e semplice. Appunto, come vedete, il design è semplicissimo, tutto dark, potete creare i vari, diciamo, fogli, i vari blocchi di note, e una volta, diciamo, creato, potete aggiungere un titolo che poi vi permette di cercarlo in maniera molto più veloce e poi passate subito alla scrittura dei vari contenuti. Allo stesso tempo però vi permette anche di aggiungere un'altra cosa, comunque all'interno dell'applicazione avete anche un'altra cosa molto utile, o meglio il mio caro, diciamo, foglio dedicato alle to-do list. Molto interessante, funziona bene, semplicissima ragazzi, anche in questo caso trovate sempre tutto giù. Detto questo, andiamo avanti, andiamo alla nona applicazione, che è adatta particolarmente per chi come me è una frana in inglese. Perché? Perché in questo caso parliamo di Drops, o meglio un'applicazione che vi permette un attimino di studiare le varie lingue. È un'applicazione che, diciamo, richiederebbe un piccolo acquisto in app, in un certo senso un piccolo abbonamento, però potete utilizzarla in generale 5 minuti al giorno e studiare un attimino un po' di lingua, magari l'inglese, il francese, ci sono diverse cose, quindi un attimino gestitevi la cosa sempre sull'applicazione, ma è molto utile, semplicissima, ma allo stesso tempo efficace. Veramente a me piace come applicazione, quindi ve la straconsiglio. E come funziona? Beh, semplice, vi darà diversi esercizi, per esempio in questo caso c'è scritto meat e dovete cercare appunto la carne, voi fate così e bam, e poi vi dice anche la pronuncia in modo che voi ripetete e cercate un attimino di approfondire la lingua e, diciamo, imparare qualcosina in più. Rimanendo sempre in ambito, diciamo, alimentare, quindi meat, bread, cheese, eggs, vedete che funziona l'applicazione? Ma comunque, in generale, vi stavo dicendo, rimanendo sempre in ambito alimentare, vi voglio consigliare Listonic, si dovrebbe chiamare così, si dovrebbe dire così più che altro, ed è un'applicazione dedicata alla lista della spesa. Semplicissima ma utilissima, soprattutto in questo periodo dove magari abbiamo bisogno appunto di avere un qualcosa di bello organizzato per andare belli che diretti a fare la spesa. E che cosa fa? Beh, vi crea delle liste della spesa in maniera molto semplice, perché voi tappate sul più e cercate tutto quello che vi serve e poi cliccate su quello che vi serve, per esempio il pane, le uova, il burro, il latte, e lui ve lo aggiunge direttamente nella lista in cui appunto l'avete inserita. E poi una volta che l'avete acquistato, tappate appunto sul quadratino oppure sull'applicazione o comunque sul nome
e lui ve la spunta in modo da avere sempre il tutto organizzato. Molto semplice. Poi inoltre, diciamo, il produttore dell'applicazione ha creato anche un'applicazione dedicata proprio ai vari, diciamo, volantini, quindi potrebbe essere utile anche da abbinare a quest'ultima. Applicazioni quindi finite, applicazioni molto interessanti secondo me, e naturalmente fatemi sapere qui sotto nei commenti voi cosa ne pensate. Arrivati a questo punto, noi ci vediamo prossimamente sempre qui sul canale per nuovi video. Un bacione, un abbraccio, da Gio è tutto e nulla. Ciao a tutti.